Bentornate care telespettatrici, bentornati cari telespettatori, sportivi e non sportivi, eccoci di nuovo all'appuntamento di Dottor Wisp, una delle iniziative più belle del palinsesto Wisp che continuiamo a proporvi per tutto il 2019 grazie a un'azienda che ci è vicina, che ci è amica, che ci dà tanti consigli e anche tanti ottimi prodotti proteici come IT Pro. Oggi il nostro medico, il nostro dottor Wisp è Fabrizio Febo, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. Grazie tante, caro Fabrizio, per aver risposto al mio invito. Grazie a voi. Oggi affrontiamo un argomento del quale veramente in tanti mi chiedono e aspettavo un esperto importante come te per riuscire a sviscerare quello che è il diabete, nel particolare proprio il diabete mellito. E come sempre, caro dottore, iniziamo con lo spiegare a tutti, che cosa è il diabete mellito. Il diabete mellito è una patologia importante in cui abbiamo una problematica a livello del pancreas, che è un organo addominale, in cui il pancreas non riesce a produrre insulina a sufficienza, che è l'ormone che fa abbassare la glicemia. È Quindi una problematica molto molto diffusa perché veramente in tanti vengono a parlarmene. Tra l'altro, il diabete mellito ha un'ulteriore suddivisione. sì, il diabete mellito è caratterizzato da iperglicemia. La causa della iperglicemia dipende da svariati fattori. Abbiamo infatti una classificazione del diabete che la dividiamo sostanzialmente in diabete tipo 1 e in diabete tipo 2, in diabete gestazionale, che è il diabete che compare durante la gravidanza, e poi ci sono altre forme di diabete che dipendono ad esempio dall'uso di cortisone o da altre patologie, che queste però sono una cosa un po' più rara. Dottore, vediamo in questa slide un organo che per te è sicuramente familiare, per noi altri lo possiamo dire, è un pancreas, che è poi praticamente il principale attore di questa patologia. Esattamente, il pancreas è un sensore della glicemia. Ogni volta che noi mangiamo, la nostra glicemia si alza, il pancreas percepisce questi aumenti di glicemia e per far abbassare la glicemia tira fuori un ormone che si chiama insulina. Non potendo affrontare tutte le tipologie di diabete in un'unica puntata, che è una vera e propria pillola, per lasciare un messaggio, oggi parleremo essenzialmente del diabete di tipo 1. E che cos'è il diabete di tipo 1 e da che cosa è caratterizzato? Il diabete di tipo 1 è una patologia molto complessa che è caratterizzata sempre da iperglicemia, perché appunto diabete significa quello, ed è caratterizzata dalla distruzione delle cellule del pancreas, le beta cellule, e questa distruzione dipende da un meccanismo autoimmunitario, cioè il corpo non riconosce le cellule del pancreas come qualcosa di proprio e le attacca, e distruggendo le beta cellule il pancreas non riesce più a tirar fuori insulina e la glicemia non riesce a entrare nelle cellule del nostro corpo. Benissimo, dottore, però volendo andare nel concreto e nello spiegare bene ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando, io direi di andare ad individuare, visto che abbiamo parlato appunto di glicemia, quali sono i valori normali di glicemia, soprattutto quali sono i valori che ci devono fare preoccupare, ma quali sono i valori che ci devono fare allarmare. I valori di glicemia a digiuno nella normalità sono sotto 100. Quando ci troviamo in una situazione tra 100 e 125 a digiuno, siamo in un momento in cui il pancreas fa fatica a far abbassare la glicemia. Sopra 126 noi facciamo la diagnosi classica di diabete. Quando facciamo una curva da carico orale di glucosio, cioè prendiamo un esame diagnostico che si fa bevendo acqua e zucchero, se a 2 ore abbiamo una glicemia sopra 200 possiamo fare una diagnosi di diabete. Quando abbiamo una glicemia invece tra i 140 e i 200 abbiamo un'alterata tolleranza ai carboidrati. In questo schema molto ben congegnato diamo proprio delle basi, dei paletti oltre i quali si può diagnosticare il diabete, ma è possibile che si sfori solo temporaneamente e quindi si vada nella patologia di diabete e poi si rientri, oppure nel momento in cui si va oltre i 125 bisogna affrontare una vera e propria patologia? Allora, se parliamo di diabete di tipo 1, questo è un fenomeno autoimmunitario, quindi il corpo distrugge le cellule del pancreas. Può esserci una fase in cui il pancreas non riesce più a rispondere, quindi la glicemia è molto alta,
Però alcune volte succede che il pancreas riesce a recuperare piano piano la sua funzionalità, e infatti si chiama luna di miele, nella quale la patologia va in remissione, cioè i valori di glicemia tornano normali, però se c'è questa autoimmunità di base che va a distruggere le cellule del pancreas, purtroppo il pancreas è destinato a un fallimento e quindi a riprendere un'iperglicemia che purtroppo sussiste per tutta la vita. Vediamo in questa slide quelle che sono praticamente le concause, la definizione del diabete di tipo 1. Vogliamo affrontare un attimo appunto queste tematiche? Come dicevo, appunto c'è una autoimmunità, cioè il corpo attacca il pancreas, distrugge le beta cellule che non possono rigenerarsi purtroppo. C'è una predisposizione genetica in alcune, ad esempio nel nord Europa o in Sardegna è la prevalenza, la percentuale di persone con diabete tipo 1 è molto più alta. La concordanza tra fratelli, ad esempio, su gemelli identici comunque non è eccessiva, siamo intorno al 30-50%, mentre il diabete tipo 2 la familiarità è molto più importante. Però è importante anche che un ragazzo col diabete di tipo 1 faccia uno screening anche il fratello o la sorella, quindi i parenti stretti. Vedevo che è molto curioso il fatto che si evidenzia in bambini o comunque in fasce d'età abbastanza basse. Sì, il diabete tipo 1 veniva chiamato prima diabete giovanile, infatti può succedere, può accadere che bambini con pochi mesi di vita o pochi anni sviluppino questa patologia o si sviluppa in adolescenza. Oggi abbiamo anche delle forme nell'adulto più avanti, intorno ai 20, 25, 30 anni, nel quale c'è una prevalenza anche di autoimmunità pancreatica, quindi c'è un pancreas che funziona male perché viene distrutto anche nell'età adulta. Ma dottore, per poter diagnosticare un diabete, quindi per poter arrivare a voler fare uno screening, bisogna avere una certa sintomatologia. Quali sono i sintomi che ci devono far capire che è arrivato il momento di fare uno screening, che per il nostro bambino è arrivato il momento di fare uno screening? Allora, di solito il diabete tipo 1 ha una sintomatologia che è molto brusca ed è caratterizzata da una difficoltà ad aumentare di peso o una perdita di peso. Il bambino, il ragazzo può avere molta sete e andare spesso in bagno e urinare. Infatti il glucosio, lo zucchero che non riesce a entrare nelle cellule, viene eliminato dai reni, eliminando lo zucchero nelle urine. Poi perdiamo calorie perché lo zucchero non riesce a essere assorbito dal corpo, ci viene sete, beviamo di più, ci viene fame perché giustamente le cellule non riescono a mangiare altri nutrienti nell'immediato, e quindi bisogna stare attenti quando abbiamo perdita di peso, aumento della sete, della fame e andando nello specifico, nel momento in cui si verificano queste sintomatologie, cosa consigliamo proprio di fare? Dove ci si deve recare e cosa si deve chiedere? Quando questa sintomatologia insorge bruscamente, è fondamentale andare in ospedale per fare dei controlli più approfonditi, perché è la complicanza più pericolosa è il coma chetoacidosico diabetico, nel quale il bambino è a rischio di vita. Quindi è importante iniziare a percepire quando la sintomatologia è ancora un po' sfumata. Se ci accorgiamo appunto un aumento delle volte in cui si va in bagno, un aumento della sete, è fondamentale andare dal proprio pediatra o dal proprio medico, farsi una glicemia e, qualora fosse alta, fare esami più approfonditi. Nel momento in cui viene diagnosticato un diabete mellito di tipo 1 al nostro ragazzo, al nostro bambino, ci dobbiamo preoccupare, oppure le cure non sono poi tanto invasive come spesso si immagina? Allora, il diabete di tipo 1 è caratterizzato appunto dalla distruzione delle beta cellule che producono insulina. Se non c'è l'insulina, la dobbiamo dare dall'esterno. A differenza del tipo 2, qui la carenza di insulina è assoluta, cioè il pancreas non ne produce più e l'unica cosa da fare è dare insulina dall'esterno. Rispetto a tanti anni fa, per le quali l'insulina veniva data in siringhe di vetro che dovevano essere bollite, eccetera, adesso abbiamo invece delle siringhe pre-riempite o abbiamo i microinfusori di insulina associati a sensori. Quindi la terapia per il diabete di tipo 1 sta diventando sempre più semplice da gestire, meno invasiva e impattante per il paziente, che
purtroppo dovrà fare questa terapia per tutta la vita, perché è una terapia salva vita, l'insulina non va mai sospesa. È esclusa quindi la possibilità di poter riportare a valori normali una glicemia semplicemente con la dieta o, come tutti consigliano, con un'adeguata attività fisica? L'alimentazione corretta e l'attività fisica sono dei cardini del diabete tipo 1 come del diabete tipo 2. È importante però fare l'insulina, perché se non abbiamo insulina il rischio di morte, il rischio di complicanze acute, come ho detto, la chetoacidosi diabetica è dietro l'angolo. Purtroppo ultimamente si stanno vanno in giro delle soluzioni di togliere l'insulina, anche abbastanza incoraggianti per i pazienti, ma purtroppo quando c'è un diabete tipo 1 l'insulina va fatta a vita. È fondamentale continuare a fare attività fisica e mangiare in maniera corretta, perché aiutiamo l'insulina che noi facciamo a funzionare meglio, quindi ai nostri organi di stare in salute. Ma un elemento come l'insulina può avere delle controindicazioni importanti per il nostro fisico, oppure possiamo essere tranquilli che nonostante un'assunzione pluriennale non abbiamo poi delle grosse controindicazioni? Non abbiamo controindicazioni, perché la persona con diabete tipo 1 viene istruita a farsi l'insulina in maniera adeguata in rapporto al pasto, alla quantità di carboidrati del pasto, in base all'attività fisica che va a svolgere. E adesso anche con i sensori della glicemia noi abbiamo la possibilità di, con ad esempio i microinfusori, di sospendere la erogazione di insulina ed evitare l'evento peggiore che può avere una persona con diabete tipo 1, che è l'ipoglicemia. Perché quando noi diamo troppa insulina o mangiamo di meno di quello che, per il quale abbiamo fatto l'insulina, il rischio di ipoglicemia è importante. Altrimenti l'insulina di per sé è un ormone che noi produciamo in autonomia, certo. Se manca lo dobbiamo dare dal di fuori. Dottore, parliamo di diabete di tipo 1 e l'abbiamo detto, riferito soprattutto a fasce di età molto basse, quindi a bambini. In questo caso devono essere i genitori in grado e capaci di controllare la glicemia, che deve andare a pari passo con la cura. E quale deve essere l'intervallo di tempo, di giorni ovviamente, di settimane o di ore, nel quale bisogna controllare e quindi effettuare il controllo glicemico? Il controllo glicemico prima si faceva prima dei pasti e 2 ore dopo il pasto. Adesso, soprattutto nel diabete tipo 1, chi fa, ad esempio, utilizza un microinfusore, ha un sensore che misura la glicemia in continuo. Sì, chiaramente senza utilizzare il microinfusore. Allora è fondamentale fare la glicemia, il controllo glicemico al risveglio, prima e dopo e 2 ore dopo il pasto, 1 o 2 ore dopo il pasto, e ogni qualvolta avvertiamo la sintomatologia dell'ipoglicemia, che potrebbe essere sudorazione, tremore, palpitazione, difficoltà a concentrarsi, quindi è fondamentale l'automonitoraggio glicemico. I diabetici di tipo 1 li stiamo portando tutti alla terapia col microinfusore, perché il microinfusore e il sensore danno una qualità di vita molto superiore rispetto alle siringhe e agli stick glicemici. La domanda è banale, però qualcuno me l'ha già fatta, perché c'è qualche atleta addirittura che già utilizza qualche microinfusore. È fastidioso questo microinfusore oppure non lo si avverte nemmeno? Ovviamente è un apparecchio esterno che noi abbiamo all'inizio, può essere fastidioso perché ingombra, spesso anche quando è collegato al sensore. Noi abbiamo il sensore da una parte e il set di infusione dall'altra, però spesso è come quando noi abbiamo il cellulare in tasca, una volta che ce l'abbiamo in tasca spesso ce lo scordiamo. All'inizio può essere fastidioso, però ci sono atleti che utilizzano il microinfusore regolarmente e anche atleti di alto livello. Voglio sfruttare quest'ultimo minuto della trasmissione per fare una domanda al contrario. Abbiamo detto che con un'alimentazione non si riesce comunque a guarire dal diabete di tipo 1, ma una scorretta alimentazione può portare al diabete di tipo 1, una persona che non ha nemmeno una predisposizione genetica? In realtà no, però ci sono... Diamo una buona notizia. In realtà no, il problema più grande è che se c'è un'autoimmunità e poi noi ci mettiamo sopra una scorretta alimentazione che comporta un aumento di peso, una resistenza del corpo all'insulina, ci possono essere forme miste di diabete nel quale c'è una componente di insulino resistenza che è tipica del diabete 2, con un pancreas che funziona poco. Quindi è fondamentale mantenere un peso adeguato e fare attività fisica. E noi abbiamo la possibilità, grazie a ItPro, prodotti in Abruzzo, tra l'altro, caro dottore, che oggi abbiamo la possibilità anche di farti provare, di
consigliare sempre un prodotto adeguato, spostato sul proteico, quindi ancora più verso gli atleti, ma diciamo non solo verso gli atleti, verso tutti coloro che fanno una bella vita dinamica e aggiornata come la società ci impone. Ringrazio il dottor Fabrizio Febo, lo invito ovviamente a poi svilupperemo anche altre dinamiche. Ringrazio tutti i nostri telespettatori, vi saluto e do appuntamento alla prossima puntata.